Lui è la nostra meraviglia. Signori, buongiorno, bentornati sul mio canale, bentornati in un nuovo video. Amici, non so se vi ricordate, qualche tempo fa sul canale ho caricato forse una delle merende più goduriose di sempre, ovvero i Krafen, alla crema o al cioccolato, come volete, coperti con uno strato di caramello croccante. Ed è stato un video che vi è piaciuto tremendamente, ed è piaciuto tanto anche a me farlo e assaggiarlo. Questa mattina andremo a fare un principio simile di quella preparazione lì, ma in chiave diversa. Avrà un impasto totalmente diverso, lo impasteremo a mano, quindi non ci servirà la planetaria, sarà pronto in poche ore, ma soprattutto sarà cotto in forno, quindi se non volete friggere perché è casa vostra, se no si impuzzolentisce, questo è il video che fa per voi. Non ci incischiamo, cominciamo subito con la lista della spesa, che è una ricetta facilissima, ci sono solo tre passaggi da fare e lista della spesa. Ma prima della lista della spesa, come ogni volta, io vi volevo ringraziare per il supporto che mi state dando e ricordare, chi ancora non l'avesse fatto, di iscriversi al canale accendendo la campanellina per non perdere i prossimi video, lasciare un like e commentare scrivendomi qual è la prossima ricetta che vorreste vedere. Grazie. Lista della spesa. Allora, la lista della spesa saranno 470 grammi di una farina 00, deve avere almeno 13 grammi di proteine, se non la trovate e avete una manitoba in casa può andare bene. 6 grammi di lievito di birra fresco, 40 grammi di burro, 180 grammi di water roux formato da 30 grammi di farina e 150 ml di acqua, adesso vi spiego come farlo, 45 grammi di zucchero e 3 grammi di sale, un ovetto da 50 grammi e 110 ml di latte. Amici, la prima preparazione che dovremo fare quest'oggi non sarà l'impasto, ma sarà la crema. Perché? Perché dovrà stare in frigo 3-4 ore più o meno, dovrà avere tempo di stabilizzarsi, ricristallizzarsi, che tutti gli aromi si conoscano, e sarà la prima operazione che dovremo andare a fare. Come la facciamo? Portiamo sul fuoco il latte con all'interno un baccello privato dei semi della vaniglia e lo facciamo arrivare fino a quando non farà il primo fumo. Intanto, a parte, uniamo i tuorli con la polpa della vaniglia, l'amido e lo zucchero. Mescoliamo. Quando il nostro latte sarà arrivato al primo fumo, versiamo sui nostri tuorli, mescoliamo, riportiamo sul fuoco e cuociamo finché non arriverà a bollore più o meno. Abbassiamo la fiamma al minimo, continuiamo a mescolare e lo teniamo sul fuoco più o meno 30 secondi. Fatto questo, lo togliamo dal pentolino, lo mettiamo in un piatto pellicola a contatto e lo mettiamo in frigo. Adesso ci possiamo dedicare ad impastare il nostro prodotto. Prima cosa, il water roux. State tranquilli, il water roux che cos'è e come si fa? È una pregelatinizzazione degli amidi che lo fate portare sul fuoco acqua e farina e mescolando di continuo finché non raggiungerà i 60-70 gradi. Non avete un termometro, tranquilli. Quando è come nel video, che sembrerà una besciamella, vedete proprio che tutto d'un colpo la farina chiaramente tira, assorbe i liquidi e la consistenza diventa molto viscosa. Siete arrivati al vostro punto, lo trasferite in un piatto, coprite con pellicola a contatto, lo mettete in frigo e questa mattina lo utilizzate. La ricetta è molto semplice: all'interno di una terrina capiente andate ad unire il water roux, il lievito e il latte. Cominciamo a mescolare, quando vediamo che tutti i liquidi che abbiamo aggiunto saranno stati assorbiti dalla nostra farina, aggiungiamo l'uovo, aggiungiamo il sale e lo zucchero e continuiamo a lavorare. Il consiglio che vi do qual è? Lavoriamo all'interno della boule finché il composto non avrà preso una parvenza di struttura. Quando tutto sarà chiamato in causa, tutto sarà stato assorbito, ci spostiamo sul piano e lo ultimiamo sul bancone a colpi di polso e di tricipite. Quando avremo un bel composto con una maglia ben strutturata e un bel impasto che si starà cominciando a formare, entriamo col burro. Il burro, piccolo consiglio, meglio pomata, ovvero morbido, riuscite ad incorporarlo meglio. Se non avete, se vi siete dimenticati di tirarlo fuori la mattina, gli date 3 secondi, 4 secondi in microonde, lui si ammorbidisce e noi riusciamo a introdurlo. Chiaramente, è scontato, se avete la planetaria e non volete lavorare a mano, seguite lo stesso identico principio, ma in planetaria. Lavorerete di meno e farete anche prima. Fatto questo, copriamo la nostra terrina con una pellicola e lo mettiamo a lievitare o nel forno con la lucina accesa o in una camera calda, o se avete una camera di lievitazione o anche nel microonde chiuso in un ambiente caldo e umido dove si favorirà il raddoppio del nostro prodotto e dovrà star lì finché non sarà raddoppiato. Indicativamente possono essere un paio d'ore, dalle 2 alle 3 ore più o meno, ma guardate l'occhio, finché il vostro composto non è visibilmente raddoppiato non passate alla fase successiva perché il vostro impasto è ancora un po' prematuro e ha bisogno di un po' di tempo. Fatto questo, noi ci vediamo tra un paio d'ore quando il nostro composto è pronto, che vi dico cosa fare. Dopo più o meno 2 ore, 2 ore e mezza indicativamente,
Il nostro composto, come potrete notare, è bello raddoppiato. Il lavoro che dovremo fare adesso qual è? Aiutandoci con della farina da spolvero, diamo delle spolverate, chiaramente non troppa, un tarocco, una lametta, quello che avete, e una bilancia, andiamo a porzionare il nostro impasto. Potete andare a utilizzare quello che volete o non utilizzare niente. Io voglio provare a utilizzare questi stampini quadrati che comprai tempo fa e questi qui rotondi. Ma come detto 2 secondi fa, nessuno vi vieta da farli liberi, da farli crescere come vengono, senza utilizzare questi stampi o utilizzare lo stampo che volete. Per questi piccolini io vi consiglio di fare un impasto di 40 grammi più o meno. Rendetevi conto che se ne mettete troppo vi viene fuori un maritozzo e non è quello che vogliamo. Copriamo tutto e riportiamo a lievitare. Anche qui dovranno crescere più o meno di un altro 50%. Io lo lascerò in camera probabilmente un'ora. Passata quest'ora e una volta che i nostri paninetti saranno cresciuti, li spennelliamo con una soluzione di uovo e latte e li inforniamo. Forno caldo, mi raccomando, modalità statica a 165-170 gradi, e li cuociamo secondo me per un 15-20 minuti. Ma non mi stancherò mai di ripetervi che ogni forno ha parametri di cottura differenti, tempo e temperatura, in base alla grandezza, in base alla potenza, in base alla vecchiaia che ha e tutto quanto. Tenetevi buoni un quarto d'ora, 20 minuti, ma 2-3 minuti prima e 2-3 minuti dopo controllateli e verificate che i vostri prodotti siano cotti. Ci vediamo tra un po'. Dopo circa 20 minuti di cottura prendiamo i nostri stampini, li buchiamo e ancora caldini li andiamo a mettere la crema. E adesso c'è rimasta l'ultima preparazione da fare, che non è nient'altro che un caramello a secco, ovvero portiamo sul fuoco 100-150 grammi di zucchero, mi raccomando poco per volta, e lo facciamo arrivare a un colore bello ambrato e liscio. Gli deve venire proprio un bel caramello ambrato, mi raccomando non nero, se no è bruciato chiaramente. Una volta fatto questo lo facciamo abbassare leggermente di temperatura, un grande consiglio di cuore, mettetevi dei guanti, prendiamo i nostri bimbi e li andiamo a inzuppare direttamente all'interno del caramello, facendolo poi raffreddare, e una volta raffreddatoci, toccando, sarà croccante e noi saremo pronti per fare l'assaggio. Una volta averli fatti raffreddare, loro sono la nostra meraviglia. Signori, lui è la nostra meraviglia. Mamma mia. Ma fra, ma che cos'è? Signori, questi sono, non so se li avete mai mangiati, ma un cugino alla lontana dei fiocchi di neve del maestro Ciro Poppella, ma in versione non 2.0, ma in versione crunchy, diciamo così. Sono deliziosi, sono morbidissimi. All'interno hanno sta crema che ti conquista, con sta aroma di vaniglia che ti fa innamorare per forza, e hai quel punto croccante che non ti aspetti, che non lo so, cioè quasi sicuramente sono forse uno dei più buoni che abbiamo mai fatto. Non i più buoni, perché anche gli altri sono buoni, ma i più sfiziosi, che per chi guarda i video oramai da un po' avrà capito il mio fetish verso i contrasti dolce salato, croccante, morbido, e qui trovarti sto strato di caramello croccante e sotto sto pambrioscino morbido con sto cuore che ti esplode. Sono proprio fiero. Adesso voglio vedere quanto sono bravo a fermarmi e a non finirmeli. Ce la devo fare, perché sennò tutti i sacrifici della palestra, ragazzi miei, io li butto via. Dunque, amici, amiche, pambrioscini e pambrioscine, siamo giunti alla conclusione anche di questo video. Io ho questo qui prima della fine della serata, però me lo mangio perché è giusto, me lo merito. Io vi chiedo una cortesia adesso. Se un pochino di fame ve l'ho fatta venire, oltre ad iscrivervi al canale accendendo la campanella per non perdere i prossimi video, fatemi un regalo. Commentatemi qui sotto come potremmo andare a rifarli. Se volete l'impasto al cioccolato e la crema al pistacchio, se volete la crema al caramello e l'impasto al cacao, quello che volete, scrivetemi quello che volete. Io mi sono fatto una nota sul telefono dove mi sono scritto 2-3 idee da fare, ma voglio vedere se mi è riuscito a dare uno spunto interessante per farne ancora. Amici miei, io vi ringrazio per l'attenzione che mi avete dedicato. Adesso mi vado a fare un bel caffè, perché ci sta tutto. Noi ci vediamo in un prossimo video e mi raccomando, fate sti cosini che sono una bomba. Ciao bambole.